i morti della faida di Scabbiva, tutti compresi, fanno a malapena i 137 dell'anno scorso delle donne uccise. La cronaca del viaggio da Enna a Milano, seguendo la pista del dolore. Riccardo Iacona racconta così il suo nuovo libro, Se questi sono gli uomini, presentato a Roma al Cinema Palazzo. Dall'inizio dell'anno sono 113 le donne uccise in Italia, in gran parte dai loro familiari, padri, fidanzati, mariti o ex. Nel 2011 ne è morta una ogni 3 giorni. In Italia la violenza, soprattutto tra le mura di casa, è la prima causa di morte per le donne tra i 16 e i 44 anni. L'ho uccisa perché l'amavo troppo, delitto passionale, un raptus di gelosia. Anche il linguaggio racconta del punto di vista maschile. All'inizio, quando la mafia non si combatteva abbastanza, i morti per mafia non si chiamavano con il loro nome. La stessa cosa succede con il femminicidio. Le donne muoiono in mezzo alla strada, ma non si dice perché sono morte. Il fenomeno si chiama femminicidio ed è il prodotto di una cultura maschilista, ma anche di leggi poco efficaci. Un esempio, l'Unione Europea richiederebbe 5.000 posti letto per donne vittime di violenza. In Italia ce ne sono solo 500 e i centri di ascolto e di accoglienza non hanno diffusione capillare lungo lo stivale. Anche dopo la denuncia per maltrattamenti, le donne sono lasciate sole ad affrontare divorzio e processo. Molti sono delitti annunciati. Eppure prevenirli non costa tanto. Per questo, un litigio violento non è solo un fatto privato. Io penso che le questioni che hanno a che fare con i diritti della persona sono cose che si risolvono all'interno della famiglia, con le cosiddette mediazioni. Bisogna accompagnare il processo di indipendenza e di autonomia della donna e difendere la donna dagli aggressori. Questo deve fare lo Stato. E poi ci sono gli uomini. In Austria, quelli condannati per violenze domestiche sono obbligati ad un percorso di riabilitazione. E Iacona ha incontrato anche loro, l'altra faccia della strage. Questa non è una storia per donne. Questa è una grande tragedia nazionale. Ha un nome, si chiama questione femminile, ma dietro c'è l'apartheid del 50% delle persone che abitano questo paese. E dove può andare un paese che non sa amare? Da nessuna parte, no?